Facci meno rumore, no? Perché, rumore, adesso, no? Perché adesso, adesso, parti, adesso la gara. Parti la gara. Di che? C'è la Super, Stock Mira. Super E-Stock, perché tu sei latino, metti la E davanti alla S, no? Quindi è dici vero, è stronzo anche, anche è stronzo. Stronzo. Oh, noi siamo in diretta già, eh? Ah, siamo in diretta. Sì, sì. Ciao. Sì, ciao. Sì. Stanno arrivando allora, i primi allora, ospiti. Sì, io abbastanza bene. E tu sei venuto qui a dare qualche calcio in culo, eh? Mi sembra di capire. Sì, avevo voglia di divertirmi. Avevi voglia di vedere com'era davanti, perché ultimamente sai, il foro troppo sta lontano. Esatto, ma quella lì che tu, quella che tu hai è la moto di Polita. Sì, è l'ex team di Polita. Senti, ma era sporca la moto, che c'era stato Polita sopra? Un po' sì, un po' sì. La sella. Era appiccicoso il sedile, no? Sì, era un po' sporco, però, che lui... Hai fatto a pulire bene, perché comunque Polita lo sappiamo, no? Che... No, e quindi allora, racconta come hai fatto, come è andata, come ti hanno chiamato, come funziona questa cosa. Che a un certo punto ti ho visto lì che stavi lì e ho detto: che cazzo fa Tati là? Sì, allora mi hanno chiamato perché il pilota ha fatto male prima, penso un test prima della gara. E quindi erano chiesto i piloti, allora mi hanno chiamato. E poi ho fatto bene perché mi sto divertendo tantissimo, la squadra mi piace, la moto va bene. Stiamo facendo un bel lavoro a Mosca, abbiamo fatto un terzo. E vediamo domani. Ma dov'è esattamente Most? Repubblica Ceca. Ah, ecco, mi sembrava strano perché non mi tornava, perché io lo so che non è in Germania, però capito, sì, cioè, sì. Non perché, so niente. Fa Most, fa anche Assen, Red Bull Ring fuori dalla Germania. Sì, allora, Assen lo sapevo, Red Bull Ring lo sapevo, ma che perché non mi sono preparato, perché ti ho visto là, ho detto che cazzo fa nell'IDM, adesso lo chiamo, tu lo sai che ogni tanto, adesso loro non lo sanno, però io ogni tanto ti chiamo per insultarti in spagnolo sì, e sì. Tu mi rispondi. Noi facciamo 10-15. L'Argentina l'ha imparato bene. Hai visto? Secondo te dove posso aver imparato queste cose? Tati, mi dicono che c'è tanta eco, tanto eco. Cosa devo fare? Non lo so, sai, perché non so. Sono dentro al camion. Però non ho anche niente. Io non so che dire, perché io ti sento bene a te, però loro ti sentono male, non lo so. Ma vabbè, comunque continuiamo. Vai, no, anch'io sento bene. A noi che cazzo ce ne frega, poi dopo guarderanno il video. Senti, ma secondo te dove posso aver imparato questo spagnolo io? Sai che non lo so, perché l'ho imparato molto bene. Ho usato delle parole che sono proprie di quelli strong. Molto pericolose, no? Un po'. Secondo te dove posso aver imparato? Non alla scuola, all'accademia di spagnolo di Madrid o di... No, sicuramente no. Scuola spagnola, Madrid, quella è proprio la scuola argentina... Brutta. Dei posti, quelli pericolosi. Esatto. Capito? Forro, eh? Forro. Senti, ma mi dici questa moto come va? Se ti piace di più, se te la vuoi portare di là un po'? Mi diverto molto, mi piace. Allora, qui il regolamento sono super stock. Sì, quindi non potresti portarla di là, è chiaro, no? Questa era una buona battuta. Però sto lavorando tanto, la moto da ieri fino ad oggi è migliorata. Si può migliorare ancora. Però sono trovato bene subito. Mi piace. La ciclistica è diversa, no? Perché nella moto che hai tu al mondiale ci sono delle cose diverse, no? Quindi forse c'è più motore di là e qui ti trovi meglio a guidare, o forse le piste sono più giuste, non lo so, per te. Ti piacerebbe fare un anno all'IDM oppure
Allora sì, allora, le moto sì, sono, le diverse. Sono diverse, le Superbike cambia tanto la moto, perché sai, Porcellone, Porcella, è quello, cambia molto. Questa è super stock, comunque ho trovato molto bene, e bella da pedalare. Vediamo, dai, alla fine farò quest'anno farò quattro gare qui a VDM, perché non sono in Tanza, salvo l'ultima gara in Pochinai, che penso che è in competenza con Barcellona Superbike. Ma alla fine, attenzione, perché si sente un po' rumore strano, si sente sfrigolio, non riesco a capire se è colpa nostra o tu sei lì, non lo so. Comunque noi proviamo e vediamo come va, se non mi sembra che non sta, non prende bene, tanto. Bene. No, dicevo, è una moto che guidi senza, con meno elettronica, più tu, più con la mano, no? Alla fine. Poi. Sì, l'elettronica diciamo sofisticata. Sì. Che è la Superbike, no? Perché alla fine è una elettronica super stock. Ma senti una cosa, chi c'è lì che è forte, forte, che fa paura tanto? Bah, oggi ha fatto la pole Reitenberger. Ah, vabbè, sempre lui. Sempre lui. Sì, sempre sì. Marcus, fatto, sempre Marcus. Lui, secondo c'è Florian Hall. Anche lui con BMW. Quindi BMW è veramente forte. Qui sanno quello che devono. C'è anche... Sì. Anche Aslam, Leon Aslam, che non va più da Pedercini e ha deciso che viene qua, quindi va bene. Senti, ma invece il clima com'è? Cioè, com'è, voglio dire, la situazione, tutta l'organizzazione? Ti piace? Sono simpatici, sono organizzati, sono precisi? Come sono? Sì, dai, bello, è molto più rilassato, però l'organizzazione è bella, loro comunque sono contenti che sono venuto, perché alla fine loro puntano tanto ad avere più piloti di altri posti o di altri campionati, no? Quindi l'hanno fatto molto bene. Hai visto che Danilo sta facendo il Moto America? Tu lo faresti? Sì. Lo faresti tu? Dipende in quale condizione. Cioè, voi con la Ducati lo faresti? Con una Honda no, con una Yamaha sì, con una Suzuki forse, però lo faresti, non ti dà fastidio a te che quelle piste sono strane, che hanno le balle di paglia, i muretti, quelle cose lì? Quello sì, un po' cambiato. Io le Yamaha l'ho fatto nel 2009, prima di arrivare in Italia, e ho corso per Kawasaki Attack, adesso è la Venti Gagne, che Yamaha. E ho vinto la Super Sport 2009, e le piste erano un po' diverse, insomma, adesso. Sono peggiorate adesso? Adesso sono tante piste nuove che non conosco, e si vedono un po' che hanno avuto qualche problema di soldi, no? Forse negli ultimi periodi, prima stavano un po' meglio, no? E quindi, secondo me sì, vabbè. Io il primo anno sono andato in America, io facevo la Fatica, che era l'ultimo anno dei Ben Spitz, di Malardi, c'erano tanti piloti, tanti team ufficiali. 2009 sono passato la 600 con la Kawasaki, e poi tra il 2010-11 c'era avuto un po' di problemi. Ma quindi c'era anche Duhamel, hai corso anche con Duhamel tu? Penso di sì, che ho fatto la 200.000 Daytona. Ah, vedi. Alla fine, siete andati tutti in America, quindi non ci torneresti tu forse adesso, forse... Mi piacerebbe continuare in Europa. Senti una cosa, ma con dove sei adesso, con Onda Mie, arriva qualcosa? Pensi che potete migliorare un po' qualcosa, potete cambiare la situazione? Un po' difficile. Speriamo inizio di stagione molto difficile. Abbiamo fatto test, abbiamo il campionato Aragon, ovviamente dopo Vandalica. È stato difficile, queste quattro gare che mi stanno molto, molto difficile. Adesso un po' di fare una step. Qua dicono...
eravamo alla fine dell'anno scorso, perché alla fine dell'anno scorso con un budget limitato, una moto diciamo anche limitata, abbiamo fatto anche top 10, eravamo nei 8-10, cioè non era male. No, è vero, perché poi alla fine... Poi purtroppo quando avevi trovato le cose è finito l'anno. E visto qua dicono Tati mercato è sottovalutato, meriterebbe qualcosa di più in Superbike. Ah, io penso che tu sei d'accordo, pure io, e quindi voglio dire. Senti, ma invece Siarin che dice? Ci parli o si fa i fatti suoi? No, parliamo. Alla fine sentiamo le stesse cose, anche se lui tira di un modo, io tiro di un altro, però il tempo è quello, le decisioni sono quelle. Scorse. Adesso prossima settimana facciamo un test, speriamo di migliorare, per Donington e fare un altro step. Senti, quando corri tu? Quando? A che ora? No, non ti sento perché stanno correndo adesso. A che ora corri tu? Domani corriamo alle 11. Alle 11, era 1, alle 2, alle 3, penso. Non lo sapevi tu? Ti deve portare lui a correre? Non lo sapevi tu a che ora correvi? Ti porta lui? Non mi ricordo bene, devo volare. Senti, quindi corri alle 11, poi mangi o non mangi? Sì, mangio. Pasta in bianco, un po' di pollo. E gas per gara 2. Il pollo, non mangi tipo asado, queste cose qua? No, asado domenica sera. Ah, domenica sera. Ma senti, ma se mangi lì, però ti danno i würstel lì, o non è che si... Allora il würstel... Allora, il würstel lo devi mangiare, Tati, per bocca, non devi... cioè, ok, non è che devi fare altre cose che... No, vabbè, lasciamo stare. A volte mi dimentico che non siamo su WhatsApp. Senti, allora, vuoi fare un saluto in tedesco? Non so niente di tedesco. Così a cazzo. Avevo promesso che non ti facevo fare figure di merda, però ma secondo me possiamo... Sì, in tedesco possiamo provare. Dai, prova... Non sento. Ah, sei uno stronzo tu, altro che non senti. No, tu sei uno stronzo. Vabbè, senti, no, si è sentito male questa volta. La prossima volta ti devi attrezzare per fare... La prossima volta devi fare... Non ero preparato. Ma che ne so, ma come hai detto tu, non avevo un cazzo da fare a casa. E allora, capito, allora... Cosa fai sabato pomeriggio? Un cazzo. Allora, o andavo con la macchina a fare lo scemo fuori... Ma fa troppo non hai caldo, allora. L'erba. Eh? Non hai tagliato l'erba. No, dovrei tagliare l'erba, lo sai? Però no, non lo dire perché sennò mia moglie mi fa tagliare l'erba. Devo tagliare l'erba, però, hai ragione. Faccio domani mattina prima della Moto 3. Va bene, bravo. Ok. Oh, in bocca al lupo, Tati. Ci sentiamo presto, per favore. Facciamo una call quando tu hai un telefono che funziona e tutto. Ok? Va bene, dai, la prossima volta lo prometto, sarò più preparato. Ciao Maricom. Dai Maricom. Ciao. Ciao.